Ogni essere umano è quindi caratterizzato da tre simboli che governano il suo imprinting, fondamentalmente, che governano la sua emotività. Questi tre simboli che governano la sua emotività sono il simbolo alimentatore che rappresenta se stesso, cioè si alimenta, diciamo, del simbolo alimentatore, rappresenta come una persona si rapporta al mondo esterno, e quindi il simbolo alimentatore rappresenta proprio la caratteristica, l'espressione della persona. Poi c'è un simbolo stimolatore che invece rappresenta ciò che coinvolge la sfera emozionale, cioè il simbolo stimolatore è, tra virgolette, gratificante per la sfera emozionale, piace alla parte emotiva, diciamo così, ma non piace alla parte logica. Quindi è ovvio che se io mi comporto, diciamo, andando a stimolare, stimolo la parte emotiva, ma alla parte logica non piace molto questo tipo di stimolazione perché la giudica come potenzialmente pericolosa. Ricordiamoci che alla parte logico-razionale le emozioni non piacciono molto. Ora, però ciò non toglie che le tipologie emotive, quelle che hanno una parte logica soverchiante, preponderante, posso fregarmene, che hanno, scusate, le tipologie emotive, le persone emotive, che hanno una parte logica, minoritaria e una parte emotiva preponderante, ciò non toglie che io posso usare direttamente il simbolo stimolatore, quindi il comportamento stimolatore. Perché posso subito stimolare emozioni fregandomene altamente della sfera logica, che nelle persone emotive è veramente minoritaria, diciamo, da questo punto di vista. Per quanto riguarda invece le persone iperlogiche, sarebbe un grave errore mettere subito in atto dei comportamenti conformi allo stimolatore, al simbolo stimolatore, dare subito forte emotività. Perché andrei a fortificare i meccanismi di difesa della logica. La logica si sentirebbe attaccata, non un po' come l'Ucraina, che sentendosi attaccata dalla Russia mette in atto i meccanismi di difesa e mette in atto la contraerea, no? Quindi se io a una persona emotiva, tanto saluto anche Andrea Cerato, Eleonora, Giada, Martina e tutti gli altri, se io alla parte diciamo, se io una persona iperlogica do subito emozioni, questa mette in atto proprio i meccanismi di difesa, fortifica i meccanismi di difesa e mi respinge. Quindi, per quanto riguarda le persone iperlogiche, quello che devo fare è inizialmente andare a dare delle emozioni, andare a dare delle motivazioni. Quindi mettere in atto dei comportamenti simili o comunque allineate a quello che è il suo simbolo stimolatore gratificante, che abbiamo visto la volta scorsa. Il simbolo stimolatore gratificante, come lo ricavo? È il simbolo mancante dei tre simboli, no? I simboli si organizzano in triadi, ce n'è sempre uno mancante, e quindi diciamo che devo andare a usare quello che è il suo simbolo mancante. Insomma, perché il simbolo mancante sarà quello che coinvolgerà la sfera logico-razionale. Ovviamente tutto questo viene bypassato, diciamo, non è che la persona si rende conto dei comportamenti, no? Perché la persona non percepisce i simboli, non percepisce questo, percepisce i comportamenti, quindi in questo caso sarà motivata. E quando questa persona, che è iperlogica, sappiamo che le persone iperlogiche vanno alla ricerca del rapporto simmetrico, quindi si metterà un po' in simmetria, si metterà un po' in discussione. Io so che quando una persona iperlogica cerca la discussione, cerca la contrapposizione, insomma, io so che è avvenuto l'aggancio, perché una persona iperlogica, se non ti dà un po' di contrapposizione, vuol dire che non è agganciata con te fondamentalmente. Se una persona iperlogica non ti prende neanche,
non ti prende neanche in considerazione, ti dà indifferenza, oppure non battibecca un minimo, non fa qualche osservazione, non ha spirito contrappositivo, vuol dire che non è agganciato. Viceversa per le persone emotive, le persone emotive hanno la caratteristica inversa, le persone emotive si agganciano quando sono complementari. Se una persona, un saluto anche a Christian, se una persona iperlogica ti dice signor sì, signor tenente, è perché pensa a sto coglione e poi farà il contrario. Tenete presente che se una persona iperlogica si mette da subito a complementare, poi tenderà poi a fare esattamente il contrario, tenderà poi a mettere in atto dei comportamenti che saranno il contrario, diciamo, di quello, saranno il contrario di quello, come possiamo dire, che dice fondamentalmente. Mentre invece la persona emotiva vale esattamente l'inverso. Ricordiamoci che persone emotive e persone iperlogiche sono l'inverso. Quindi, una volta che questa persona iperlogica si è messa, ha simmetrizzato un pochettino, comunque creando una conversazione, mantenendo una conversazione, quello che devo fare a quel punto lì è iniziare gradualmente, ovviamente, gradualmente, non di punto in bianco da sembrare schizofrenico, iniziare gradualmente a, diciamo, iniziare gradualmente a cambiare comportamento e a mettere in atto un comportamento più simile, via via più simile al suo stimolatore, quindi iniziare a dare stato emotivo. E quindi questo è fondamentale questo. Salutiamo anche Roxy Rosa. Sì, ma l'iperlogico si potrà anche mettere complementare se ha necessità da un punto di vista logico-razionale, ovviamente. Ma allora non si parla più di seduzione, no? Perché c'è la domanda di Christian che dice che un iperlogico magari si mette complementare per necessità quando è in stato di bisogno. Ma se allora non è più un processo di seduzione, cioè è un contratto logico soltanto. Noi sappiamo che ci sono due tipi di contratti che possiamo fare con una persona, il contratto logico e il contratto analogico. È ovvio che se io ho bisogno, che ne so, di mangiare, per fare un esempio, beh, cercherò di mettermi complementare a una persona che mi può dare del cibo, ma questo non è che mi farà, coinvolgere con questa persona, sto semplicemente mettendo in atto una semplice strategia, diciamo, che si sviluppa tutta su un piano logico-razionale, no? Quindi io sto parlando di quando è che l'iperlogico ha abbassato i meccanismi di difesa e si è coinvolto, e quando inizia a mettersi simmetrico, vuol dire che non ha più meccanismi di difesa attivi. È questo che mi interessa nel campo della seduzione. Cioè, nel senso che è ovvio che se io voglio vendere sì, la persona iperlogica, ma cosa si vede che io parlo in turco oppure non parlo, oppure parlo lingue strane. Allora, la persona iperlogica, nell'aggancio, diciamo così, io capisco che la persona iperlogica si è agganciata quando inizialmente si mette simmetrica, quando si mette complementare e quando è avvenuto il processo di seduzione, certo. Quando è avvenuto il processo di seduzione si metterà a complementare, ma non si mette istantaneamente complementare. L'aggancio è, diciamo, ho agganciato con l'amo, l'ho sedotto quando l'ho tirato fuori dall'acqua, il pesce, perché sono due fasi che sono diverse. L'aggancio è il pesce abboccato, diciamo così. Ma il fatto che il pesce abbia abboccato non è ancora certo che io l'abbia pescato, perché magari se strattono troppo forte il pesce scappa e si sfila dall'amo. Quindi, invece quando l'ho pescato, allora certo che si mette a complementare, ma il fine è arrivare anche alla persona iperlogica si mette a complementare. Se non si mette a complementare vuol dire che non l'ho sedotto, vuol dire che fa esattamente il contrario di quello che gli dico. Che per carità potrebbe anche andare bene, gli ordino, infatti molte persone iperlogiche, gli dici di andare al Polo Nord per farli andare al Polo Sud fondamentalmente. E questo è il punto fondamentale. Se una persona ha bisogno di qualche cosa, appunto, se una persona ha bisogno di una penna, ha bisogno di qualcosa, io gli posso vendere quella cosa, no? Nel senso che quindi sono.
Mentre per la persona emotiva è più un tutt'uno, no? Nella persona iperlogica ci sono due fasi, due comportamenti. Le persone iperlogiche vanno trattate con due comportamenti diversi, dall'inizio alla fine, diciamo così, no? L'aggancio, nel senso di farla boccare, lo capisco quando mi dà una situazione simmetrica. Quando poi dopo mi dà una... Cioè, quello che volevo dire io è che se lui si mette subito complementare, senza che io gli abbia stimolato nulla, beh, o glielo ho stimolato inconsapevolmente e non mi sono accorto che si è messo simmetrico, perché poi succede anche questo, ma le persone talvolta sono talmente tanto cretine che non si accorgono neanche di aver stimolato... Cioè, talvolta il processo comunicativo avviene in modo tale che chi comunica non seduce perché... parla così a caso, si comporta così a caso e non si rende neanche conto del feedback che riceve dall'altra persona, no? Non se ne rende neanche conto e quindi magari dice, ah, si è messo complementare, ma da subito o prima ha innestato un processo di simmetria, perché l'iperlogico disinnesca, diciamo così, il meccanismo di difesa quando si pone simmetrico, poi lo seduco quando si pone complementare, ma deve passare attraverso questo processo di simmetria, mentre la persona emotiva passa subito attraverso il processo di complementarietà, cioè non passa attraverso il processo di simmetria, perché do subito, gratifico subito la sfera emozionale nelle persone emotive. Questa è la differenza, ma è ovvio che il punto d'arrivo sia per gli iperlogici che per gli emotivi deve essere la complementarietà. Complementarietà vuol dire faccio quello che vuoi, insomma, mi comporto, perché è questo, no? Cioè, per le persone iperlogiche devo passare attraverso la simmetria per arrivare alla complementarietà. Devo passare attraverso l'affetto per arrivare al sesso, per detto in altri termini. E quindi, dicevo, io capisco che la persona iperlogica ha boccato da un mio comportamento, diciamo così, grazie a un mio comportamento simmetrico, quando si pone, diciamo, un po' in competizione, insomma, o comunque si crea un dialogo, una discussione. Cioè, simmetria non vuol dire che questo mi ficca le dita negli occhi, Simmetria vuol dire che accetto un dialogo, una discussione, dice, ma io la vedo così, la vedo cosà, secondo me è meglio così, è meglio cosà. Questo è già simmetria, no? Cioè, non aspettatevi che simmetria deve essere quello che ti tira una martellata in testa e poi dice, ah, no, adesso ti amo. No, simmetria è una discussione, insomma, dove la persona esprime le sue opinioni, cerca di far valere in qualche modo, esprimere il suo punto di vista, questa è simmetria. L'emotivo non lo fa, diciamo, esatto, non Bud Spencer. Beh, sì, criticità, simmetria, chiamiamola come vogliamo, insomma, il comportamento da un punto di vista della pragmatica della comunicazione umana si chiama comportamento simmetrico, cioè un comportamento di discussione. Ok, quindi il simbolo gratificante è un simbolo che devo utilizzare, quindi fin tanto che non ho innescato un processo di simmetria, no? O fin tanto che perché di solito le persone iperlogiche inizialmente stanno un po' sulle loro, sono diffidenti, non si aprono, no? Quando innescano un processo di simmetria, di fatto tendono già in qualche modo ad aprirsi, perlomeno a esprimere quelle che sono le loro opinioni. Detto questo, come riconosciamo il simbolo gratificante? Lo riconosciamo soltanto per differenza dagli altri, quindi non è un simbolo che si manifesta attraverso la comunicazione, non è un cioè, quindi mentre il simbolo alimentatore si manifesta attraverso la comunicazione, il simbolo stimolatore lo ricavo in base alla polarità distonia o possesso, alla distonia possesso desiderio, e in base a iperlogico emotivo, il simbolo gratificante invece necessariamente devo ricavarlo per differenza, diciamo, il simbolo mancante fondamentalmente. E poi, una volta che ho fatto questo, poi posso passare all'utilizzo del simbolo penalizzante. Ovviamente, se vedo che la persona tende a sganciarsi utilizzando il penalizzante, cioè tende a cortocircuitarmi,
Devo tranquillizzarlo, questo può valere anche per gli emotivi, utilizzando il comportamento gratificante. Quindi non è che il simbolo gratificante lo uso solo una volta e poi non lo uso più. Nell'interazione della comunicazione posso usarlo diverse volte, no? Talvolta anche con gli emotivi. Se vedo che un emotivo va troppo in tensione, ho generato troppa tensione, tranquillizzo attraverso il comportamento col simbolo gratificante, no? Quindi devo imparare a gestirli tutti. La vera abilità, la vera capacità del seduttore o della seduttrice è quella di saper adeguare il suo comportamento in sincronica risposta a quello che fa, a quello che dice l'interlocutore. E questo è quello che riguarda, diciamo, ha un effetto calmante, l'utilizzo dei simbolismi per la comunicazione, molto importante questo.